Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in un nuovo episodio di Spyro 3 of the Dragon. Oggi tomba maledetta ragazzi, il portale che ho più detestato per via della sua difficoltà. Perché ai tempi ragazzi, quando noi eravamo piccolini, che ancora non sapevamo bene giocare perché facevamo schifo, sto livello era il demonio, parliamo con questo qua. Ah, un Dan. Coraggioso avventuriero è venuto Spero che tu sia più robusto dell'ultimo visitatore. Se sopravviverai alle prove delle nostre catacombe e risponderai al mio indovinello, riceverai un premio adeguato ai tuoi sforzi. Ma vai a cacare. O comunque ok. Ecco l'indovinello. Sono un recipiente senza cardini, serratura o coperchio. Tuttavia tra le mie mura è nascosto un tesoro. Cosa sono? Un pesce. Ragazzi, io ve lo dico, ecco, ho fatto questo indovinello a tantissimi dei miei amici e anche ai miei fratelli, ma nessuno è stato in grado di rispondere adeguatamente. Io ovviamente la risposta la so, ma non ve la voglio dire adesso, non voglio rovinarvi il piacere. Questa com'è che si rompeva? Non mi ricordo. Ah, con le palle quelle là dei cosi. Ok, ha capito. Stavo dicendo che questo sì, adesso ormai, cioè, non credo di avere più difficoltà con questo livello. Però, ve lo dico, ai tempi era un'impresa. Era un'impresa. No, cazzo. Ma sei scemo allora. Ok, uno l'ho rotto. Forse ho sbagliato a romperlo adesso. Perché prima dovevo rompere quello e poi uccidere. Perché altrimenti non mi dà più le palle. Le palle di fuoco. Oddio, i cani. Ve li ricordate i cani? Io non me li ricordavo mai. Grandissimi cani. Qua c'è un punto abilità che me lo ricordo benissimo. Ok. Diciamo uno tra i più semplici da scovare. Comunque, vabbè. Ce ne sono tantissimi altri che non so dove prendere. Ok. No, non faccio l'errore due volte. Non sono mica furibondo. Ok. E mentre che ci sono, ragazzi, devo fare una cosa un tantino sporca. E ciao ciao anche a te. Prendiamoci la gemma, uccidiamo questa e ce ne andiamo. Sì, però non è che ti puoi chiudere ogni 3 secondi, porta. Lasciami aperta ogni tanto. Ok, abbiamo preso anche questa gemma. Ok. Io l'avevo detto, che questo livello era molto difficile. Io non è che ho detto, dai ragazzi, questo livello è facile. Facevo tutto lo sborone per far vedere che ero bravo. Io l'avevo detto che era difficile. Avevo anche detto che era molto più semplice adesso. Ma in realtà non è assolutamente vero. Qua ci sono le pietre che cadono da sole. Chissà perché. Ok ragazzi, qua c'è un po' di roba. Una farfallina che mi serve per forza, perché altrimenti qua... Ah, ma vedete, prima ho fatto tutta sta sceneggiata che mi servivano le palline e invece ce l'abbiamo qua. Allora, per aprire quella porta, se il mio fiuto non mi inganna, dobbiamo premere questo tasto. Ok, ci siamo. Ed eccoci qua, secondo... con un'altra area di sta mappa che mamma mia. Non lo so, io ogni volta che trovo qualche animaletto ho un istintivo senso di ucciderlo, perché ogni 10 farfalle normali ne riceviamo una extra. E che non fa mai male, vedendo che quando... che muoio con delle cose veramente inutili. Queste diciamo che me le so scordate, però oh, it's very capiting ogni tanting. Quindi torniamo subito, veloce, veloce, che si chiude. Cioè torneremo indietro ovviamente a prendere quelle cose, sperando che ci siano le palline. Io le chiamo palline, cosa sono? Dei proiettili da mummia, proiettili mummificati. Qual è il termine esatto per quelle cose che tirano quelle cose? E poi che cosa sono quelle? Che cosa dovrebbero rappresentare? Delle mummie, dei golem, dei troll? Che cos'è? Boh, non si è mai capito bene. Di solito qua si inventano delle cose. Ah, però sì, mi ricordano i giganti con il martello di Barlume. Porca puttana, ok. Però sono totalmente diversi. Questo mi pare chiaro, ma basta, non è che puoi rompere le palle sempre. Oh, datemi una pallina, non posso morire così. Vabbè, ma se me ne fai spawnare una ogni morte di papa, che cosa pretendi? Ma che cosa pretendi? Aia, non si fa. Non si fa, porca la puttana. Perché capitano tutti a me? Perché?
Ok, meno male. Christine, che perché sei finita in questo mondo, Christine? Non dovevi finire in questo mondo, che qua non si muore ogni 3x2. Almeno sono io l'unico che muore ogni 3x2 in questo livello? Speriamo proprio di no. Per consolare, ditemi, per consolarmi, ditemi che anche voi questo livello morite sempre perché è troppo difficile. Così almeno non mi sento l'unico stupido che muore per colpa di questi cosi che non si capisce neanche che cosa sono. Delle mummie forse un po' cresciutelle. Ecco. Oh, guardate quante gemme. Mi piace il suono delle gemme multiple. Quando andiamo in un posto pieno di gemme, le prendiamo tutte in un colpo che fanno tutto quel tintinnio strano. È molto bello. Ah, ma ce l'ho già uno in bocca. Che stanco. Che stanco. Stavolta non mi vedi, bastardo. Volevi farmi male, volevi, ti piacerebbe. Dai, lancia, lancia, che sono pronto qua. Vai, prendi sta pallina. Oh, facciamo adesso il mini mondo, che è quello dei cannoni. Mamma mia, questo fa proprio schifo. Dai. Il primo round della gara annuale di Overcraft da demolizione sta per cominciare. Overcraft. C'è posto per un altro partecipante, ma è necessario rispondere ad un indovinello per qualificarsi. Ok, vediamo questo indovinello. Se un drago depone un uovo ogni 12 anni, quanto tempo ci vuole affinché 100 draghi depongano 100 uova? Oddio, aspetta, non me la ricordo la risposta. Se un drago depone un uovo ogni 12 anni, quanto tempo ci vuole affinché 100 draghi depongano 100 uova? Allora, per un drago 12 anni... 12 anni? Ah, grazie. Hai indovinato, buona fortuna nella gara di Hovercraft da demolizione. Vabbè ragazzi, su via. Che ci voleva, era un indovinello facile, io ho sbagliato apposta perché, sapete no? Cazzo merda. Questo è proprio difficile, Questo è proprio difficile. Volevate. Oh, ce l'ho fatta, al primo colpo. Bene, bene, è stato uno scontro all'ultimo sangue. Accetta questo premio per aver vinto il primo round. Grazie. MJ, bel nome, grazie, grazie. Dai, continuiamo. Ora può entrare nel round del campionato. Tuttavia, questo è uno sport estremamente pericoloso. Posso suggerirti di lasciar perdere finché sei ancora tutto d'un pezzo? No, perché lo voglio fare lo stesso. Mamma mia, questo è difficile, ragazzi. Aspetta, con triangolo, con quadrato faccio quello grosso. Vabbè. Cazzo, ma chi è? Cazzo, merda, cazzo. Spiro. Spiro regna, signori. Ce la faccio a beccarlo da qua, quel figlio? Headshot! Headshot, bitch! Mamma mia, ragazzi, da 3000 metri, Non per vantarmi, ma io so quello che devo fare. Anche quello lo becco da qua, volete vedere? Volete vedere il cecchino che è in me, che si risveglia dopo anni di letargo? Bam, ragazzi! Regniamo tutti insieme! Porca miseria! Porca miseria! Cazzo merda! Tom! Volevi! Volevi? Guarda che fascia! Non si aspettava! Ti vedo! Ma ti vedo, cucciolino! Oh, pezzo di merda! Oh, ma... Allora, devi morire! Non è che puoi star lì per sempre! Ma guarda te come si nasconde! Sono fiero! Oh, volevi, Volevi? Ok, e l'altro? No, ragazzi, me ne è sfuggito uno, non ci crede, non voglio. L'uomo mi spara nel culo. Dove cazzo è andato? Ah, eccolo! Volevi, Volevi non morire? Quello come cazzo faccio a beccarlo? Come lo faccio a beccare quello? Non c'ho più sparks. Sì, ma guardate che bastardo, si nasconde apposta. Allora ragazzi, se io vado subito veloce a prendere... Volevi, Volevi, bastardo. No, bastardo, no, bastardo, no. Ora
può entrare. Bastardo, ti sei vendicato dei tuoi amici. Non lo dovevi fare. Non lo dovevi proprio fare. Mi hai fatto incazzare tantissimo. Non lo dovevi fare. Non lo dovevi fare. Non lo proprio dovevi fare. Maledetti. Maledetti. L'ultimo, ragazzi, non posso crederci. L'ultimo. Mi sono fatto fregare da un cretino che potevo ucciderlo. Era lì davanti, fermo. Fermo, io mi sono lasciato morire. Mi sono lasciato uccidere. Bastardo, sono anche caduto fuori. Sì, cazzo, sì, morite tutti. È stata una sfida vincente. Sei una sfida molto difficile, sì. La gara negli ultimi 1000 anni. Sono sì, lo so. Sono lieto di consegnarti il primo grande premio di quest'anno. Grazie, molto grazie, grazie. Sì, lo so. È stata un'impresa difficile, però ce l'ho fatta perché sono molto bravo e credo che questo premio basta, basta. Finiamola qua e proseguiamo questo mondo perché non ne posso veramente più. Very, very, very brasta. Ora abbiamo finito tutto. Vedo che sei riuscito a superare le prove delle catacombe. Vediamo se il tuo cervello è veloce come i tuoi piedi. Ricordi l'indovinello? Certo. Sono un recipiente senza cacca, pucca e pucco, un uovo. Lo conosci? Non avrei mai pensato che lo indovinassi. Molto bene, una promessa è una promessa. Puoi prendere l'uovo di drago che stavo proteggendo per la maga. E tu c'hai la voce proprio uguale a quelli di Sorgenti Idoli, veramente, proprio uguale a Spia Shikaga. Sarà un antenato loro. 7000 anni perché qualcuno risolvesse l'indovinello. Ora posso finalmente andare alla spiaggia della conchiglia a seppellire qualche osso. Cazzo, tu per 7000 anni non ci hai avuto un cazzo da fare, complimenti. E qua c'è il laboratorio, però non ci possiamo andare perché non ci abbiamo sbloccato tutto. Il laboratorio è pieno di Rinoc, dobbiamo aiutare il professore. Ok, ma stai calmo, per favore. Ok, qua c'è lo scivolo infernale, come quello che abbiamo visto nell'episodio scorso. E Malcolm, la serie di Malcolm, un tributo alla serie di Malcolm. Bello. Sì, però che ducazzi, però, che ducazzi proprio sto gioco. E avanti e indietro, indietro e avanti, avanti e indietro, indietro e avanti, mi sono rotto proprio le palle. Orcaccia a miseria. E arriva, andale, 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 boom. E la mia gemma, grazie. Oh, tutte le gemme, ok, ci manca solo l'uovo del Sergente 3. Però la possiamo prendere in un altro episodio perché questo Gen 9 non c'è ancora. Non c'è ancora, ragazzi, non c'è. La 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 la. Pep, 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 pep. Bella la canzone, mi fa proprio venire voglia quelle cose, mamma mia. Prossimo livello, ragazzi, è Gen 9. Se si blocca di nuovo lo sblocchiamo noi. Lo sblocchiamo noi. Ragazzi, al prossimo episodio, mi raccomando, iscrivetevi, commentate, lasciate like e un'altra cosa. Ciao!